Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. Bentornati ragazzi su BG Sports. Ragazzi, avete visto che G2, storicamente uno dei team più importanti all'interno dell'Europa, sono stati cacciati fuori all'interno dei playoff? Qui sta per succedere la stessa cosa. I TSM rischiano di non qualificarsi neanche alle semifinali. È la seconda volta di fila. Che succede, Feracton? E tra l'altro, dal lato dei G2, simile come i TSM, la prima volta che non fanno una finale. Perciò la storia che si ripete, Starengo. In questo caso i TSM possono potenzialmente portare la game 5. Possono, tuttavia ci sono dei grossi aggiustamenti che vanno fatti. Possono, sì. Lo faranno, secondo te? Secondo me c'è la possibilità. È un 50-50, secondo me. Come lo smite al baro? Sì, sì. E allora vince Grig. Esatto, vedi? Mi hai capito perfettamente. Guarda Weldon Green sullo schermo. Chi è Weldon Green? Rispondi. È uno psicologo sportivo, detto proprio... Sì. Facile. Quindi perché è importante per i TSM? È importante perché per i TSM storicamente è il mental coach. Esatto. Che non mi brutto. Mental coach che ha aiutato i TSM ad uscire fuori da quello che era il loro problema iniziale, no? Con la scorsa formazione con Doublelift e il buon Biofrost nella corsia inferiore. Ed è quella persona che è stata una figura... probabilmente la figura più importante dei TSM, se andiamo a parlare del coaching staff dietro alle quinte. Quindi sono curioso di vedere se qui sarà la stessa identica storia per i ragazzi dei TSM, che Weldon farà la sua magia, riuscirà a far recuperare la serie, però gli aggiustamenti devono essere grossi e soprattutto devono essere in draft. E andiamo proprio in questa draft e vediamo se questo mental coach riuscirà a supportare il team dei TSM come la fascia di Hauncer supporta i suoi capelli. Perché sei così fissato con la sua fascia? Non lo so, è particolare. Ma la usa anche quando fa i piatti, quando lava, quando fa stira dai, in casa degli TSM. Dai. Ragazzi, andiamo a vedere il primo ban. Ancora una volta Kali, ancora una volta Varus, ancora una volta Diego Fox, Blue Side, ancora una volta i TSM, Red Side. Ma cambiare un po' le cose, dicevamo no, eh? Eh sì, Olaf, sempre i soliti ban da parte dei ragazzi degli Echo Fox. Sono i TSM che stanno ancora cercando di capire che cosa andare a rimuovere all'interno di questa Pikeman Face. Tra l'altro tutte e tre Arcan, Ezreal ancora una volta. Tutte e tre le scorse partite come questa hanno avuto TSM nel red side, Echo Fox nel blue side. Vediamo il ban di Braum. First Quindi pick Rides. Di Ryze. Come nel game 2 e nel game 1 Kai'Sa. Vediamo se i TSM riusciranno a reagire. Perché non prendete di nuovo Irelia? Ha funzionato così bene nel game 1. Ma non è che abbia fatto molto nei primi 20 minuti. Nei primi 20 minuti, però, se i TSM arrivano a 20 minuti e Irelia riesce a fare quelle cose, a me sta più che bene vederla. Ok, Sejuani, quindi non Trundle. Ok. Quindi si ritorna a game 1, dove Grig prende un campione che letteralmente può fare nulla nell'early game e schiacciare R ogni tanto e vince cercare la partita. Di essere utile. Sì. È un campione perfetto per Grig. E Irelia viene piccata da parte di... Sei contento? Per quittare lo stream. Sei contento? No, sono... Come no? Arrabbiatissimo. Perché non l'avete fatto prima? Perché c'era... Se Braum aperto. Il coaching staff perché dei TSM. C'era Braum aperto. Braum mette lo scudo, la ulti di Rede si schianta, non lo so, qualcosa, gli tirano d'attacco lo stun. No? Ritorniamo a Tahm'Kench. Tahm'Kench, dai. L'avete bannato nel Oddio. Game 2, non si sa ancora Oddio. Per Oddio. 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 È rimasto Feracton. Open. È rimasto 20 open. Secondi? No, cos'è? Adesso, senza Kindred. Che e tra l'altro con Ryze mid lane. What? Mi piace molto di più il pick di Trundle, direi. Logico da parte di Dardok. Okay. Voglio vedere se Dardok darà una lezione a Grig su come si utilizza questo campione all'interno della giungla. Secondo me è necessaria perché non puoi fare 2200 danni con Trundle, ok? Non è fisicamente... Vuol e dire io, che non no. hai schiacciato i destri. No. Hai fatto solo danno di no. ulti. No, ripeto, era tranquillamente possibile vista la composizione degli Echo Fox. Non ti incastrare pure tu. Ti impaludi. No. Sì. Non lo accetto. Kai'Sa. Kai'Sa, ok, va bene. Mi va bene. Okay. Banni Draven, perché banni Draven. Rimuovi In B4G per il Diego Fox, un campione che non si vede più da 8.16, ma Jin esce fuori. Ti auto-rimuovi Shen, perché basta, facciamo che basta. Ti prendi Pyke, a me va benissimo così, guarda. Pyke addirittura? Sì. No, contro perché Tahm'Kench. Perché hai bannato Draven?
Hai bannato Draven. Quindi rimuovi una forte. Draven bannato. E fino a qua ci siamo. Siamo tutti d'accordo. Era magari abbastanza facile questo. Vuoi banno. Bannare un altro tiratore? Banni Ezreal. È l'unico altro tiratore che ti dà fastidio. Ah, è vero, è già bannato. Allora che non banni niente. Cioè, banna Rumble. Cioè, nel senso, va bene così. Non banni niente. Ragazzi, banna Rumble. Vediamo quale sarà questo secondo ban importantissimo di TSM. Non hanno bannato ancora nella corsa inferiore. Supporto tiratore. Voi potete, non lo so, dare questo stream ad uno psicologo e vedere il lento breakdown mentale di noi due durante il corso delle varie partite, perché questi game inducono a questo. Io mi sto divertendo tantissimo. Cho'Gath bannato. Questo potrebbe essere tranquillamente un Sion o un Mundo. Ok, hanno rimosso Cho'Gath. Rumble è ancora open. Sì. Cho'Gath è stato distrutto nei due game in cui l'hanno piccato i ragazzi degli Echo Fox. Nelle fasi iniziali, ovviamente nel game 2 ha avuto un enorme impatto perché il resto della formazione degli Echo Fox ha giocato molto bene. Viene mannato Alistar. Ok, quindi buona parte della champion pool di Mitty è rimossa. TSM, Pyke mid o top? Pyke è comunque una possibilità. Da quello che abbiamo visto adesso prenderanno il mid. Pyke. E il mid, volevo dire, scusate, supporto top, vanno a prendere il support perché lasciano... Esatto. Rumble viene preso. Finora è sempre stato lasciato per ultimo. E adesso cambiano le cose. Credono di avere a disposizione. No! Sì, ti prego, fallo. Quello mi piacerebbe vederlo. Fallo. Do it. Quanti champion hanno preparato gli Echo Fox per questa serie? Hanno detto che avevano tantissimo a disposizione. Fallo. No. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Mi sforzo tantissimo. È un buon matchup, ha buono scaling, offre molto alla formazione degli Echo Fox. Approvo questo pick, è un bel pick, prendetelo. Ashe, insieme a Tank Engine, è ancora utilizzabile. Il problema è Tank Engine, è ancora utilizzabile. Alcuni dicono sì, alcuni dicono no. L'early game è quello fondamentale perché ha un'abilità con 28 secondi di cooldown. E a questo punto... E io, dopo anni che ho sempre maxato la doppia su Tank Engine, mi accorgo che ero l'unico che vedeva il futuro. Non è che ero sbagliavo, non sbagliavo, io vedevo il futuro. Oh, se quello è un Lucian mid lane. No. No! Oddio! Sì! Vanno a prendere gli Echo Fox Lucian mid lane. No. Aspetta, fermo. Potrebbe essere un flex, ricordiamolo. Quello può essere top lane come mid lane Lucian. Lucian funziona molto bene contro Rumble top lane. Oddio. Irelia, post livello 6, potrebbe distruggere Lucian nell'1v1. Io credo sia top lane Lucian. Ragazzi, è Lucian di Uni. Vi devo dire una cosa prima che finiamo la draft. C'è una cosa particolare che lega Lucian e Fera. Lucian viene giocato da Fera nella corsia superiore con la centrale spesso e volentieri, ma non ne vince una, o almeno non con me. In squadra. Credo che non vinca mai dei game con te, Sarengo. No. Con Lucian, il tuo Lucian è qualcosa di terrificante. Non vince mai una partita, ve lo posso assicurare. Sicuro quello. No, terrificante? No. Però quello. Sono sicuro che quello sarà. No, è terrificante non tanto per come lo giochi, per i ricordi che sono legati a lui nei miei confronti. Perché non ne vinciamo una. Quindi, Nami viene presa da parte di TSM. Non la prendono contro Draven. La prendono contro Ashe e Lucian. Contro Lucian. Non prenderà una bolla contro Lucian. Comunque. Non è quello, secondo me lo so. È per la ulti in combinazione con l'ulti di Irelia. Top lane Rides. Ok, alla coreana. Va bene. Va bene. Mi piace. Cioè, va bene in entrambi i modi. Quello è il senso. Cioè, sia Rides va bene nella corsia centrale. Non tanto bene contro Irelia, ma comunque funziona. Specialmente per il livello 9 funziona abbastanza bene. E qui vengono puniti per il pick di support all'ultimo giro. Se avessero preso Nami prima... Qua avrebbero potuto aggiustare la draft. Siete red side e vi fate fregare in draft. All'ultimo pick. Ma perché? Perché in NA il red side ha il 35% di win rate. Perché non lo sanno usare allora? Perché non piccano champion in red side in maniera intelligente. Cioè, il intelligente. Vantaggio... Allora, stava per finire la frase, chat, era intelligente l'ultima parola chat, che stavo per usare. Chat, ascoltatemi. Per favore, so che mi potete sentire. Direi. Sono qui da 4 ore. No, vabbè. Stiamo per andare in game. Sì. Il blue side e il red side. Io faccio una guida, okay? Una petizione, sì. Facciamo un tutorial. La forza del blue side sta nel fatto che hai il vantaggio in mappa per quello che riguarda il controllo del barone, ok? Perché hai un'intera zona, che è quella della giungla superiore, che ha delle entrate e delle uscite favorevoli. Molto più agevoli, sì. Molto più praticabili rispetto al red side, che invece si deve fare tutto il giro dalla top lane e poi rimuoversi verso la corsia centrale. Perché passare dai Raptors, se hai priorità in corsia centrale dal blue side, vieni completamente annichilito, non puoi fare assolutamente nulla. In red side il vantaggio che Riot ha messo con il 10 ban system per compensare e che ha funzionato finora
almeno fin quando Nate non ha deciso di scordarsi come si drafta, è stato quello di mettere doppio counter pick nel red side, ovvero l'ultimo pick della prima fase, ovvero il terzo pick, e l'ultimo pick. Cioè, tu praticamente hai vantaggio in seconda rotazione di ban, nell'ultimo pick della prima fase e nell'ultimo pick della seconda fase. Hai il vantaggio completo su avere ogni tipologia di counter pick. Avere questo ultimo pick significa che non è possibile rispondere a questi pick. Perché? Perché dopo la prima fase c'è il ban, e quindi tu puoi fregare l'avversario bannando i campioni che hai preso, bannando i campioni che danno fastidio all'ultimo campione che hai preso, e l'ultimo ovviamente. Il vantaggio su ogni pick in questo resta. Caso però l'ultimo pick, tre winning lane, l'ultimo pick da Dinami non serve a nulla, perché non cambia le cose, non cambia il matchup in 2 contro 2 nella questa corsia inferiore. Draft dei TSM è oltraggiosa. Corsia centrale, Bierzen che è partito addirittura di duetto contro Damonte, sorprende Damonte che si è fatto un attimino troppo vicino ad Irelia, ma Damonte è Lucian con spada di Doran e quindi ruberà vita ai minion, continuerà buona a recuperare, fortuna a farmare Bierzen allora. Se non fosse che Damonte si è già preso 2 duetti su 2, buona fortuna a farmare. Damonte ha comunque 6 minion, Bierzen ne ha 1 e vabbè, voglio vedere contro Ranged. E poi Bierzen parte di mantiene l'ustione. Ok. Pozione della corruzione, niente Doran. Bierzen, cioè Grig si deve muovere. Sì, Grig si deve muovere, però. Però è Lucian, quindi non lo prenderà mai. Anche. Beh, no, in realtà gancare la corsia centrale quando è Irelia, specialmente post livello 6, è anche abbastanza semplice. Post livello 6 da monte. È tantissimo tempo. Nì, perché comunque con Lucian devi veramente sfruttare il livello 6 in tuo vantaggio, sì. Quando hai lo sterminio a tua disposizione, dove diventi davvero forte. Guarda una cosa, che bello l'utilizzo del drone da parte di Ashe, che va praticamente a coprire tutta la giungla avversaria. Si è fatto tre campi di fila. Si è fatto il blu, si è fatto i raptor, si è fatto il rosso, si è fatto anche i Krug. Grig non ha ancora compreso 4. L'importanza degli Scattercrab, mentre Hauncer ha capito che Rumble può pushare contro Ryze, quindi utilizza questo suo vantaggio. Bel dodge. Passo laterale da parte di Damonte, che riesce ad evitare così lo stordimento del duetto. Cioè, guardate Nami quanto... Letteralmente Dardo, che adesso può camminare bot side, sì. Andare a controllare la zona del drago, prendere lo Scuttlecrab e prendere i Krugs e recollare e avere, sì, il livello 4 in vantaggio rispetto a Grig. Cioè io... E vediamo se lo fa. Non ho parole. Non lo fa. Perché? Ah, Uni. Non, gli ultimi due non ha ottimizzato al massimo la possibilità, no, di fare il bounce. Guarda Sven, 1, 2, 3. Un po' di danno. Smuti, costretto ad utilizzare il divorare. Quelli sono 28 secondi di cooldown per Smuti. Devi sottolinearlo. Assolutamente sì, perché okay. Ragazzi, i cooldown vanno puniti. Avete presente tutte quelle persone? Ragazzi, se c'è qualcuno di voi che gioca a supporto e che odia Blitzcrank, siete delle pippe. Vi spiego il perché. Non abusate dei cooldown avversari. Nel momento in cui Blitzcrank manca il suo grab, vi girate e lo pestate per 18 però, secondi. Girarsi e pestarlo fino a un certo punto, perché c'è Darvok botlane. Esatto, in questo caso Sven è costretto a flashare a causa di un pilastro ben messo che copre tre quarti della corsia. Nami purtroppo non può fare molto, almeno non fa molto, perché non tira la bolla, non so perché. Mitty ha provato a salvare la situazione, ovviamente il flash di Sven era necessario, sì, all'interno di questa giocata. Tuttavia, secondo Scuttlecrab che è andato nelle mani di Dardock, livello 4, si sta per fare Krugs, ha mezzo livello di vantaggio nei confronti di Grig. A meno che Grig non riesca a prendere questi Raptors, ha questa affezione verso i Raptors, è tutta la serie che fa lo stesso pattern Grig. È assurdo. Dici che gliel'hanno letto? Secondo me gliel'hanno letto già dal primo game, però... Da prima del primo game. Nel senso... Ed eccoli là. Ecco, ha piazzato l'altra ward, bravo. Ok, viene pingato. Non lo sapranno mai. Lume che viene immediatamente rimosso da parte di Dardock. È sempre lo stesso pathing, È tipo come... Anzi, ha utilizzato pure il germoglio di eliminazione verso la sua giungla, perché sapeva che aveva messo il lume. Qua chiedo il supporto anche della nostra regia. Qual è il film dove il protagonista si sveglia ed è Groundhog Day. Esatto, e Grig vive esattamente in quella linea temporale, secondo me, dove che è sempre lo stesso pattern in un loop. E si ripete in un loop infinito. Ho capito. Fino a quando un grosso avvenimento non accade, allora viene traumatizzato a vita e smette di giocare. E Uni sta tenendo botta, ma ha finito finalmente il mana. Partendo con un solo cristallo di mana e utilizzando solo due pozioni, non ha
usato altro, quindi finora ottimo lavoro da parte sua. Andrà a recollare, completerà quindi la lacrima, altro cristallo di mana e ritorna in corsia. Nella corsia inferiore stessa cosa per Sven, che recolla, prende due spade. Oh, scusa un attimo. Avendo Irelia mid, parte di Anello di Doran, ma poi va per la... Wow, ok. Va per lo Storm Razor. Early Power Spike da parte di Sven. Interessante come scelta. Vuole andare per quello. Ovviamente hai Rumble nella corsia superiore, quindi comunque una P-Scaling a disposizione dal lato di TSM. Sven cerca di farsi avanti, ma... ha gli occhi puntati verso la corsia inferiore. Credo che i TSM pensino... È così palese, sì. È così palese il ma bait no, da parte non di è, TSM. Non è tanto il bait, ma credo i TSM pensino che ci sia Darduk nella corsia inferiore. E allora hanno cercato il counter gank con Grig. Immagino sia quella l'idea, perché il gank da lì non lo fai, cioè proprio non c'è verso. Qua lottano per il granchio, sono in 2 contro 2. Dardo che è livello 5, Grig è livello 5, Bjergsen al 6, Damonte al 6. È molto duetto rischioso, non utilizzato, per preso da parte di Grig, perché c'erano anche i Miti e Sven. C'erano anche Miti e Sven per via del push nella corsia inferiore. Tamkench e Ash cercano di chiudere in questo momento, mentre Uni trova un trade breve contro Hauser. Ma lui è zona Hauser, wow. Con Ryze contro Rumble, evita l'arpione, non evita il secondo, si gira, ancora una volta due abilità, perde il lume di controllo, ma prende un po' di HP da parte di Hauser. Nulla di eccezionale. Il fatto è che il matchup top lane è così strano, perché ogni matchup contro Ryze è punibile durante i primi livelli, perché sì. Ryze non ha così tanto danno nei primi 3-4 livelli. Dardok mentre da lì in poi diventa incredibilmente problematico. Man mano che prende oggetti, Hauser Grig al 5 farà sempre più fatica, mentre Grig a livello 5 top lane. Uni, ancora il flash a disposizione, prigione. Oh, ha fatto 6 in questo momento con un'uccisione di un minion. Wow. Ha tentato la prigione, Sven no flash. Non riesce ad attaccare Sven e quindi non rallenta Dardo che si mette addirittura davanti. Damonte finisce il lavoro con un 1-2. Il duellante illuminato in questo caso. La passiva che riesce a colpire l'avversario grazie a un laser finisce il lavoro. Il flash di Sven non c'è e paga pegno. Poco da fare per il povero Sven nella corsia inferiore. Non aveva il flash, pertanto viene punito da parte della formazione degli Echo Fox, e ancora una volta per via della presenza di Dardok nella corsia inferiore. Davvero un ottimo lavoro da parte del jungler degli Echo Fox, che adesso va anche a magnarsi come il drago infernale, che non si sa mai. Drago infernale, sanno benissimo che cosa sta succedendo a causa del granchio, dono di Giorgio. Arriva il teletrasporto da parte di Hauser, Hauser che non ha suprema, arriva Grig. Ormai il drago è andato, Dardok però verrà ucciso. No! Flash da parte di Smuti dopo il divorare, porta a casa Dardok con un freccione a bloccare gli avversari. Bene, che apporto ha dato Nami a tutta questa azione? Era a livello 5, dai. Rivediamo il replay, perché qui Svenimir è bloccato. Subito arriva il boost di movement speed grazie alla E. La bolla è giusta, ma viene flashata da parte di Dardo, che Damonte sarà in grado di chiudere l'uccisione. Quando si crea questa giocata, ovviamente i TSM sapevano del dive. Il problema è che non c'è modo per Sven di sopravvivere. L'abbiamo visto, era sotto la sua seconda torre della corsia inferiore. Qua deve essere il resto dei TSM a muoversi verso la corsia inferiore. Solo che Grig è AFK. Te lo dico io che apporto avuto Nami ha fatto sopravvivere la lane a Sven. Sven è rimasto almeno finora fino alla morte in pari di minion contro un Ashe, cosa che è comunque da non sottovalutare. Io voglio vedere Grig in questo game. So che è difficile vederlo. In generale, è tipo Batman, no? Vedere la notte, tu non sai esattamente se. Perché era partito seriamente, ragazzi. Poi ha fatto la svirgolata comica e mi ha preso di sorpresa. Di solito non ti prendono queste cose, però questa volta. Un po' come le ulti di Grig, che spesso e volentieri sono nascoste in mezzo al casino. Riesce sempre a utilizzarle, soprattutto con Sejuani. Grig riesce a fare un pochino tutto, però senza farsi vedere troppo. In drift. È una qualità, no? Se sei tipo una spia russa, funziona benissimo. Però sei nell'interno delle nails, cioè devi fare qualcosa, devi farti vedere mentre fai qualcosa. In realtà, ripeto, l'impatto ce l'ha in Grig, però. È pelato. Molto velato. Hauser cerca di bloccare Dardo, che addirittura si ferma lì a rimuovere il lume. Si gira con un pilastro. Uni utilizza il portale dei reami per chiuderlo, ma ci sono tre persone lì. Cosa fai, Uni? Cosa fai? Smuti cerca di salvarlo. Potrebbe morirci per fare questo. La pelle coriacea si gira. Lo uccide Bjergsen. Uni, sei un. Cosa? Cos'era? Sei un suicida. Perché? Mi sei buttato giù dal quindicesimo piano di un palazzo. Perché? Cos'era? Ho visto la vena sul collo di Sarengo gonfiarsi. Non aveva il minimo senso. Mi
Tu dici, farci un tu video. Dici, tu dici, una persona sbaglia, ho sbagliato, ho schiacciato il tasto. Avevo una mancanza di informazioni, non sapevo. C'era tutto, sapevi che c'erano tre persone? E hai deciso di teletrasportarti in mezzo a tre persone con Raiz, con lacrima della goccia e due cristalli di mana. Cosa volevi fare se non dare un'uccisione nel male di TSM? Lacrima della dea. Oh mio Dio. Questo è stato next level da parte di Uni. Ti giuro, è la giocata con meno senso che vedo da tre settimane a questa parte minimo. Ho le lacrime, Serenga, aspetta. Fammi rivedere il suo replay, perché Dardock rimuove un lume. Anzer è super in profondità, okay. Non dovrebbe essere qui. E Uni gli è letteralmente di fianco. C'è lui! Però decide di urtare nel mezzo del avversario. Non capisco. Non ha senso! Non ha senso! Io voglio sapere cosa... Voglio una telecamera all'interno del cervello di Uni durante questa azione. Vedi i criceti che ballano la samba! Scusate, è la quarta ora di cast. Ti senti Despacito che parte... Sono le due e un quarto di sera. Doppiata da Young Signorino. Basta. Non è mai avvenuta quella giocata. I TSM hanno preso due kill perché le sono piovute dal cielo. Ok. Oddio mio. Però adesso... Sì. Bjergsen ha due kill. Potrebbe chiudersi la vittoria della credenza. Ha la potenzialità di carriare questo game. Anche perché questo neutralizza completamente il pick di Damonte. Nel momento in cui Rayleigh ha i soldi e farma, può applicare pressione su Damonte. E la pressione applicata da Damonte diventa nulla. Zero. Flash in Uni. Flash da parte di Hauser su Uni, che così impara. No, oddio, lo scudo. Flash per evitare la suprema da parte di Grig. Perde tre quarti di vita. Dardock presente. La suprema. Guarda quanto lavoro fa la suprema di Dardock, ma Grig riesce a salvarsi con un flashman timeout. Flashman timeout e al recall anche del messaggero della landa, mentre Damonte è impegnato in quella corsia centrale. Ritornerà Bjergsen, dovrebbe essere in grado di salvare la torre per un pelo. Tuttavia un bel po' di danno è stato fatto e arriva un TP da parte di... Hauser, bello che è morto, a meno che non stia già recollando. 3, 2, no, fuori dal cespuglio, perché? Perché fuori dal cespuglio? Hauser sta per andare in overheating e anche Sarengo, mi sa, in sovraccarico, anzi in... Sì, è morto. Non c'è verso per sopravvivere. Se lo merita. Due top laner, uno più brutto dell'altro in questa partita. E vabbè. Vabbè, però il recall fuori dal cespuglio... Ma ci perché? Ci può anche ma stare. Perché? Ma dimmelo, perché? Perché? Perché è troppo prevedibile il recall nel cespuglio. Devi fare le cose alternative, sei un top laner. Secondo me ce la faceva fuori anche a salvarsi. Però cade la torre della corsia superiore. TSM sono riusciti a recuperare mentre Damonte è aggressivo in quella corsia centrale. Bjergsen ha l'ulti. Pilastro a parte di Hardock che rallenta Bjergsen. Si deve fare tutto il giro dell'oca mentre gli avversari si girano proprio su quella torre della corsia centrale che dovrebbe difendere, che non può difendere quanto è stato zonato dalla stessa. Sarengo è in full tilt. No, allora io non l'ho mai visto così. Ripeto, ragazzi. Ripeto, mi vanno bene gli errori meccanici, mi vanno bene gli errori di comunicazione, ma quando fai una cosa che non ha senso, cioè perché la fa... se vai al supermercato è perché vuoi full comprare da mangiare, hai tilt. Fame, no? È una concatenazione di motivazioni che porta a una conclusione logica. Ok, cerchiamo di mantenere le cose professionali, ok? Sì. Non lo stanno facendo loro, lo dobbiamo fare noi per loro, ok? Quindi, siamo all'interno del 14esimo minuto e 20 all'interno della partita. Andiamo a vedere quali il sono gli obiettivi. Il drago infernale è già stato preso da parte della formazione degli Echo, esatto. Box, con un vantaggio adesso di 1400 gold in loro favore, che fluttuò ovviamente per via dei vari campi e minion che muoiono. Arriva il messaggero della Landa, c'è solo Ryze. Centrale, c'è solo Ryze. Guarda che arriva adesso Trundle e l'ulti di Tahm Kench, addirittura 5 perché persone. Perché pensano gli Echo Fox che vogliono andare a pressare nella corsia centrale, ma non vogliono fare questo. Questo è uno specchietto per le allodole, perché vanno invece al drago. Drago oceanico, e tu dici che gli frega. Niente, però è un obiettivo, è tanto vero. E si muovono adesso verso la corsia inferiore. Ti assemma adesso un'apertura per fare quella prima torre della corsia inferiore, quindi già prendere due terzi del primo anello di torri. Quindi questa in realtà è un'ottima rotazione da parte loro, avendo già preso priorità nella corsia centrale. E ho una domanda per te, Ferakton. A che minutaggio chiuderà un oggetto Uni e a che minutaggio chiuderà i primi tre oggetti Uni? Perché è allora, tanto il primo lontano. Oggetto direi a questo punto ha 18 minuti. Ok. I primi tre oggetti. Sì, i primi tre oggetti. Stivali più i primi due, dai. Stivali più i primi due. Ragazzi, la domanda anche per voi. 26esimo, secondo me. Tu dici 26esimo. Dite la vostra. Lui ha detto la sua. Andiamo a vedere sto game perché mi fa la bua.
Vabbè, nella corsia centrale di Mirzen, è caduta la minaccia torre. Lost. Lost è completamente fuori posizione. Smuti, che smuti? No, no. Ma perché era dall'alto? Perché Lost è andato lì? Perché ha visto il duetto e ha detto me ne vado. Solo che se n'è andato ma lontano da Smuti con un muro grosso che li separava. Smuti non può mangiare attraverso quel muro. Dardo con bellissimo Hanser. Pilastro, ma provoca il teletrasporto. Hanser viene distrutto da parte del Lucian di Damonte, che però shutdown nelle mani di TSM in quanto tutti quanti convergono verso di lui. E mo Dardock. Mi sa che Dardock scappa, scappa. Dardock scappa, 2G in questo caso gira verso la corsia centrale dietro la torre nemica e riesce grazie alla tundra a guadagnare abbastanza velocità di movimento da scappare. E questa è una piccola perla: come Isfos disse in un video, il modo per scappare può essere anche quello meno convenzionale. Andiamo a rivedere il replay, perché qua parte con Hauser che va a pulire l'ondata di Minion, ha fatto un buon lavoro col livellatore, però cerca di baitare i ragazzi degli Echo Fox e viene esploso di conseguenza. Tuttavia un grosso shutdown va nelle mani di Bjergsen. 2-1-0 in questo momento. Damonte 3 kill nelle mani di Bjergsen e Lost potrebbe essere a rischio con Smoothie. Sotto la torre, sputato fuori dalla lama dell'avanguardia. Ancora la pelle che riesce da utilizzare. Smoothie tanca tantissimo e Krieg paga pegno, perché Bjergsen non ha ancora abbastanza danni per riuscire a buttare giù il Tom Kench avversario, nonostante l'aiuto di Nami e di Sejuani. Davvero tanca così tanto Smoothie? Sì, tanca estremamente tanto. Ma anche l'exhaust non l'ha usato. Non ha avuto bisogno. Voglio dire, ha giocato super bene in questo caso Smoothie nel premere W e schiacciare successivamente. Puoi vedere l'immenso quantitativo di skill utilizzato all'interno di questa giocata. Andiamo a rivedere il replay qui. Parte lo stun. Non viene connesso da parte di Bjergsen, che è anche una delle ragioni per cui Smoothie è stato successivamente in grado di sopravvivere. Qua Grig è stato bloccato sia dal freccione di Ash, sia dal pilastro contro il muro. In più ci si è messa in mezzo anche la Minion Wave. Quindi, sì, poveretto, è rimasto Minion bloccato, più bloccato dal pilastro, più bloccato dai vari controlli per una valanga di tempo. Morello Nomicon completato da parte di Hanser, che non è andato per un Lyandry, nonostante la presenza comunque di Tamkench e di Trundle nella corsia, nella compagine nemica. Abbiamo anche un bel po' di HP su Uni, grazie all'ametista degli eoni, che si trasformerà in un oggetto. Mentre bolla per Miti viene cancellato da Damonte, ma Damonte non riesce a finire l'uccisione. Sven si gira, ma Smoothie lo salva. Arriva Grig, blocca Dardock. Dardock cerca di fare il più possibile. Bellissimo cronografo per massimizzare l'ammontare di tempo preso. Ulta Bjergsen! Bjergsen non può ultare. Non so per quale motivo. No, no. Sì, fallo. Perché no? Perché no? Ma c'era Damonte. Era bassissimo. Non lo so. Col cleanse, tra l'altro, neanche a dire con l'IA. Torre della corsia centrale che viene giù. Bjergsen aveva un'ulti perfetta su due persone. Troppa paura nel premere il grilletto dal lato dei TSM. Hanno paura di creare, di fare un errore mentre viene bloccato Grig. Arriva Hauser. Ancora il livello autore missilistico. Sì. Quindi, prima di 18esimo, effettivamente chiusa la staffa dell'Arcangelo. 1-2 per Ferracton. Vediamo come continuano i ragazzi degli Echo Fox adesso, come recuperano, perché hanno perso la torre della corsia centrale, quindi si allieva un attimo la pressione nei confronti della diagonale nel fiume per i TSM, in quanto il ballone sta per spawnare. Comunque, e quindi serve aiuto in questa credo zona. Credo che Sven fosse fuori range dall'ulti di Kai'Sa, che è la ragione per cui magari non ha ultato. Ci sta. Ci può benissimo stare, non avevo visto esattamente la distanza, perciò veramente un ancora peccato. Ancora i split push da Monte, ma guardate cosa che non riesce ad applicare pressione contro l'Irelia di Bjergsen. Vediamo l'azione qua in corsia centrale. Vedere l'azione, perché qua parte tutto da una da Miti che buona si fa giocata di Damonte, che riesce a burstare Miti, però dalla cura. Bella l'interruzione, no? Con l'ulti di Nami, di quella che è l'ulti da parte di Lucian. Lo sterminio viene bloccato dalla mareggiata, mentre un 1v2 in top lane potrebbe sopravvivere. No, no, non ce lo riuscirà mai. E qua l'aggressione, immagino, da parte di Bjergsen su Damonte viene interrotta. Anzi, infatti Damonte c'è bello che è morto. Damonte c'è morto, questo è un 1x1 in realtà. Sì, sì, è un 1x1, è morto prima Damonte, poi e è stato punito. Ucciso Bjergsen. Sì. Immagino con la suprema di Smoothie. Era in 1v2 perché c'era anche Dardock che ha utilizzato l'ulti. Credo che Dardock sia arrivato dopo con l'aiuto della suprema di Smoothie. Non lo so, perché non abbiamo avuto visuale di ciò che è successo. Quindi magari un replay potrebbe darci una mano sotto questo punto di vista. Enei, se ci stai sentendo. Viene bloccato Sven. Viene bloccato Sven, prende tanti danni, utilizza la suprema per riposizionarsi. Dardock evita la bolla grazie alla velocità aggiuntiva della tundra. Tuttavia
grosso influsso di gold. Ricordiamolo, Bjergsen era 4-0 quando è morto, quindi un enorme shutdown. Abbiamo visto 650 gold in più arrivare nelle tasche del buon Dardock. Ora è andata bene, ragazzi, dei TSM, che sia andata nelle mani di Dardock e non a qualcun altro. Tuttavia, comunque, non vorresti dare quel grosso shutdown, perché comunque è importante. Sono gold molto importanti dal lato degli Echo Fox. E con la comp che hanno, con una comp che vuole snowballare così pesantemente il mid game, con Lucian nella corsia centrale, top lane Ryze, AD carry Ashe, vuoi snowballare il mid game, perché comunque sai che il tuo mid laner, man mano che vai avanti all'interno della partita, sarà sempre meno utile. Drago d'Oceano, che in questo caso provoca la reazione degli Echo Fox, che si girano sul barone, così disingaggiano, ma non disingaggiano completamente, perché Hounser è rimasto lì e finirà questo Drago d'Oceano, che essendo il secondo andrà a recuperare tutti gli HP che ha perso. Peculiare scelta da parte dei TSM nel mettere proprio Hounser a finire il drago, quando il barone era stato iniziato da parte degli Echo Fox. Perché al TP? È l'unico col TP. No, sì, in realtà c'è anche Sven, però non lo so. Vorrei vedere il replay di cosa è successo in top lane, perché qua Bjergsen ha clearato l'ondata di minion. Damonte che è sfidato da parte di Damonte, che ha tirato la E aggressiva, e Dardo che era al suo fianco, ma è normale che ti bursti Bjergsen? Sì. È Irelia. È letteralmente il suo lavoro fare questo contro una di carry. Perciò buon lavoro da parte di Bjergsen, un po' meno da parte di Damonte. Ancora pressione nella corsia superiore della torre, infatti a metà HP, però non ti conferisce i soldi della torre. Effettivamente non fai un grande lavoro se non consegnare altri minion, altri soldi nelle mani di Bjergsen, che è già 4-1-0. 205 minion contro 214 di Damonte, che è 2-2-1. Tra l'altro adesso sta andando per lo Sterak. Ovviamente il core di Bjergsen è ancora lì. Arriva Grig top lane, bel flash di Damonte. Ma è un flash. È comunque una risorsa che non avrà a disposizione per outplayare Bjergsen. Flash che è a disposizione da parte sua, mentre Sven raccatta altri soldi, altri minion nella corsia centrale. Rasoio della tempesta e Guinsoo per lui. Mannaio scura completata per Damonte. Riuscirà ad aiutarlo a buttare giù Bjergsen? No, non dovrebbe, vero? Potrebbe aiutare magari a resistere un pochino di più. Questo A livellatore missilistico che lo brucia. Duello guardato da parte di Smuti cerca di scappare, cerca di fare il possibile. Prigione glaciale che blocca Smuti, ma ormai è già sputato Damonte. Parte il run and gun, Smuti utilizza la pelle coriacea, si gira l'host, bella, tira un freccione, ma comunque ci andrà a morire. Adesso continuano a scappare. Dardo che ha già utilizzato la suprema, quindi non può tankare ennesimo pilastro. Riescono a disingaggiare, ma che fatica da parte degli Echo Fox. In tutto questo Ryze, ovvero Uni, ha provato a portare i minion sotto la corsia centrale, ci è riuscito, ma non prende tanto altro. Uni si rigira su Grig, un discreto quantitativo di danni. La passiva Lost è a disposizione, Bjergsen, Lost con la C-File, con Ashe senza Tamkench. Oh, bella bolla! Uni perde mezza vita, utilizza la staffa dell'Arcangelo, Sven continua, chiuso da parte di Bjergsen, ulteriore terza uccisione nelle mani di TSM. Gli Echo Fox vengono presi uno alla volta, separati come pecore. E vengono presi in castagna, Dardock non è nemmeno vicino alla zona del Baron, questo dovrebbe essere... Baron Buff nelle mani dei TSM. Si gira verso la corsia centrale. Addirittura Mickey e Bjergsen si avviano per andare a punirlo. Damonte almeno prende la torre in cambio. Questo è buono. Però Bjergsen potrebbe ucciderlo. Avrà il rallentamento della benedizione dei mari. Ed eccolo lì, incollato a terra Damonte. Aspetta l'ultimo secondo per attivare il duetto. Non ce la fa, ma arriva la suprema. Ancora una volta il rallentamento. Viene distrutto perché è marchiato ormai dalla stessa lama dell'avanguardia. Ennesimo Blade Surge. Davvero un ottimo lavoro da parte dei TSM. Andiamo a rivedere il replay qui, perché siamo nella seconda parte del fight. Non abbiamo visto l'azione con l'ottimo levelatore missilistico nella prima fase, nella corsia superiore. Però qui Lost semplicemente fuori posizione. I TSM capitalizzano molto molto bene. Tra l'altro una bellissima bolla qui da parte di Nami. Miti on point all'interno di questo fight. Ed è questo il bello di campioni come Nami, Thresh o cose di questo tipo, che non è tanto sul... essere consistenti, ma l'avere quel momento chiave in cui vai a colpire quello skill shot che rigira completamente il game in favore della tua squadra. Ma in realtà, ripeto, con Irelia mi piace tanto. Ricordiamo che il Blade Surge, l'impeto applica gli unit effect, permette quindi di rallentare il nemico. Non solo, la suprema di Nami funziona perfettamente con Irelia, le permette di avere un accompagnamento nel suo dive, che è una cosa stupenda, soprattutto in combinazione con la lama dell'avanguardia, perché viene schiacciato tra la lama e lo tsunami.
In questo caso però aggiuntivo ovviamente il momento della bolla che va a segno su un personaggio come il Raz Rivoni, che non sta avendo assolutamente impatto in questa partita nonostante abbia completato quei due oggetti, quei tre oggetti di cui parlavamo. E adesso con il Barman FTSM. Tafera, voglio sapere la tua opinione però. Che è sto Raiz? Non serve a niente. Raiz. Il problema è che con Raiz dovresti molto di più giocare in funzione della side lane. È un po' lo stesso discorso del top lane cannon, con la differenza che Raiz in realtà sarebbe molto più efficace durante una situazione di teamfight se riesce ad ottenere il giusto angolo, sì, d'entrata. I TSM ovviamente adesso con il Baron buff impediscono lo split push. Raiz 1v1 non potrà fare molto. Il duetto della lama castata inizialmente, vediamo un secondo, andrà a colpire Dardo, che nulla da fare. Guarda un po' torre, l'ironia della vita, no? Guarda anche la top, dimmi. Di nuovo Irelia, di nuovo Kai'Sa, di nuovo Tahm Kench dall'altra parte, i TSM stanno vincendo il game. Dici che è colpa loro? Ma! Ennesimo duetto, ennesimi colpi alla torre, torre che sta venendo giù, mezza vita alla torre, mezza vita della torre andata, pilastro utilizzato per dividere il team nemico. Sven continua a sparare missili. TSM ancora una volta, Baron buff ancora per 45 secondi. A me piacerebbe vedere i TSM che usano sta top wave, però non potete andare a schiantarvi in 5 bot così. Guarda lì, che è enorme. Quello è davvero un peccato. Guarda che wave top lane, è gigantesca mid lane. Perché state cedendo? Eccolo lì il dive, prende però Smuti, si girano su Brick, cancellato, liberatore missilistico stupendo, prende tre persone, costringe al divorare Smuti. La lama dell'avanguardia permette un ponte su Lost. Mamma e mia, uno, Bjergsen, due, rimbalza come un trampolino, triple kill di Blazur. Ha fatto come Super Mario con i Goomba. Testa, 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 quattro kill. Gliela daranno la penta? No, non gliele frega niente. Vuole il Nexus. Questa sarà la quinta uccisione che gli importa. Dardock si fa avanti, vuole dargli la penta. Che good guy Dardock. Darà la pentakill all'Irelia di Bjergsen. Seconda pentakill della serie. I TSM la portano a game 5. Silver Scrape, signore e signori. Da da da. Da 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 da. Te lo non ricordi? Se è voglia di morire questa oppure Silver Scrapes. Cantata da, te lo ricordi? Non te lo ricordi? Avevano fatti nel nero. Mark Z. Esatto. Partita stavo Salengo, prendendo in giro un caster NA che aveva fatto questa versione di un analyst NA, non un caster. Scusa. Non era una mia versione originale, stavo solo facendo un tributo a un altro nostro collega. Sì. Chiamiamolo collega. Vabbè. Quinto game, quindi per gli Echo Fox contro i TSM. Si va a questo quinto game con ancora una volta una vittoria da parte di TSM su questi campioni che tu dici sono stati fondamentali. Sì, perché ancora una volta vediamo Irelia. Vediamo ancora una volta Tahm Kench dall'altro lato. È sempre lo stesso discorso di prima. Non dare il playmaker a Smuti. Abbiamo visto negli scorsi due game che cosa ha giocato Smuti, no? Sono stati due game di Alistar. E abbiamo visto che enorme successo ha portato ai ragazzi degli Echo Fox. Vero. Quando togli questo e concedi Raiz e concedi il counter matchup in favore di Bjergsen con tanto di pressione nella side lane e concedi a Sven comunque una bot lane che gli dà scaling e concedi alla tua top lane un matchup quantomeno giocabile, improvvisamente i TSM vincono. Posso darti un'altra mia opinione? Lucian e Raiz non hanno fatto assolutamente nulla. Vero? Un po' come il tuo Lucian mid e top. Non serve assolutamente niente. Cosa ha fatto? Non nulla. È vero, in realtà ha fatto delle buone cose. È riuscito a prendere delle torri, ha messo un enorme quantitativo di pressione nella corsia centrale, nel puro uno contro uno. E ha impedito il roam da parte di Bjergsen. Il problema è che gli Echo Fox non hanno mai utilizzato questo per giocare in funzione di Raiz nella corsia superiore. Non abbiamo mai visto uno in grado di fare qualcosa all'interno di questa partita. E molto c'ha anche vedere ridere con... quello sì tanto. Quello tanto... cioè proprio stavo morendo. Però come ha giocato da monte, secondo me non è stato il motivo per cui i ragazzi degli Echo Fox hanno perso questo. No, infatti davo più la colpa al pick che a Damonte, perché Damonte in realtà l'ha giocato anche ok. L'unico errore è stato quello nella corsia superiore, come abbiamo detto, ma era un errore comunque che non costava la partita, a differenza degli altri errori che hanno fatto gli Echo Fox. Errori che quelli sì sono stati fondamentali per la vittoria dei TSM. Sì. Vittoria dei TSM che si è ancora una volta basata su questa Irelia, che permette, grazie ai controlli offerti da Sejuani e l'aiuto
l'aiuto di Rumble nel riuscire a distruggere completamente la backline avversaria. Sì, a distruggere completamente la backline avversaria. Se vedete che guardo qui, perché sto riguardando la pick and man phase in questo momento. Voi li vedete qua sotto. Voi li vedete qua sotto, è facile per voi. Sì. Però il fatto sta che dal lato dei TSM hai così tanta frontline, teamfight, split push. Esatto. Cure da parte di Nami. È davvero una il bella fatto draft. È che non do nemmeno la colpa a un player in particolare dei TSM per le scorse partite. Ok, Grig non ha fatto niente, è stato praticamente invisibile. Il suo Trundle è orrendo. Però la questione secondo me è molto di più sulla pick and man phase, perché se sai che un tuo giocatore non è confident con una certa tipologia di pick, non darglielo. Gioca qualcos'altro. E questa Sejuani prioritizzata così presto è quello che davvero ha salvato i TSM all'interno di questo game. Mezzo tre persone. Quattro, no, questo, okay, che questo è stato. Stava arrivando anche Beers. No, non fatemelo rivedere, sennò ricomincio a ridere a spam. E finalmente stai ridendo, non ti stai incristando tu, non ti stai incastrando. Come si è incastrato Answer contro Dardock? Se non fosse che ancora una volta i TSM arrivano alla rincorsa e riescono a prendere lo shutdown importante contro Lucian, perché rimuove ancora risorse agli Echo Fox, poche risorse a disposizione. E questo è stato uno dei grossi momenti, secondo me, Lost che si è fatto prendere. Tre volte di fila così, eh? Sì, il fatto è che con solo Time Crunch morto puoi comunque contestare il Baron Buff. Ma solo che così. Con la morte di Lost qui si perde tutto, perché TSM poi vanno aggressivi, riescono a trovare un pick. Questa fine del game è stata strana, perché avevano un enorme wave top lane che stava staccando con il Baromath, potevano tranquillamente giocare l'1-3-1, invece optano per il teamfight e per il dive, e riescono ad ottenerlo grazie a una spettacolare esecuzione da parte di Bjergsen. Questa è la sua pentakill, seconda pentakill della serie, prima è stata di Zven. Hai visto la lama dell'avanguardia con la mareggiata? A me piace tantissimo, sì, il livellatore missilistico, acqua, fuoco, ferro, c'è tutto. Sì, se ritorniamo al discorso Pokémon. Esatto, stai dicendo, ok. C'è tutto. E un'ultima acciaio, cosa, comunque non ferro. Vabbè, scusate. E qua la Pendagil, good guy, ancora una volta Dardock. E vediamo la distribuzione dei danni, è totalmente quella che ci aspettiamo, niente da dire sotto questo punto di vista. Voglio aggiungere un'ultima cosa. In questo caso, in questa partita, in questa draft, in questa serie, abbiamo visto questi Echo Fox in grado di fare molto, ma solo con determinati personaggi, con determinati playstyle, come dicevamo dopo la seconda e terza partita. I TSM, al contrario, hanno questo basarsi in maniera preponderante su un late game che deve arrivare e deve arrivare nel modo corretto. Ultimo game, ultima partita di questa best of five. Come ogni team deve approcciarsi a questa partita? Allora, dal lato degli Echo Fox, rigirati tranquillamente sul plan dei tuoi scorsi due game. Prendi qualcosa di proattivo in bot lane, in particolar modo nelle mani di Smoothie, perché lui è il tuo grosso playmaker. Sì. Gioca molto di più in funzione della tua corsia superiore. Dai ad Uni il matchup favorevole. Fai sì che lui snowballi e vada fuori controllo. È quello che è successo durante l'ultima partita. E abbiamo visto quanto impatto ha avuto nella vittoria contro i TSM nel game 3. E per Damonte, dagli qualcosa che sia servizievole per il resto del team. Sì. Rides funziona, però non così tanto. A me Damonte piace particolarmente quando gioca campioni tipo Galio, tipo Zoe, cose di questo tipo. Vorrei vederlo di più su questa sorta di campioni e dare veramente le briglie a Uni e a Lost, che secondo me sono validi. A proposito di Lost, completamente inutile su Ashe. Peccato, non abbiamo visto quella Miss Fortune, sarebbe stata perfetta contro Irelia, perché ricordiamo è una di caster e quindi spara R, schiaccia R, non schiaccia tasto per destro. Per i TSM, siccome devo coprire entrambe le squadre, continuate a fare questo. Cercate di negare il supporto proattivo dalle mani degli Echo Fox e giocate in funzione di Bjergsen e Zven e Downs. Ragazzi, pausa per noi, ultima partita. Fate partire Silver Scripts, ci rivediamo tra poco con l'ultimo match di questo, no, l'ultima partita di questo match, TSM contro Echo Fox. Rimanete con noi qua su PG Sports. Sky gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use.